Benvenuti a tutti in Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi parliamo di come si può cablare in fibra ottica. Perché questo argomento ci interessa? Perché io vivo in una di quelle città che sono state utilizzate da Enel Open Fiber come progetto pilota per cablare in fibra ottica fino alla casa, praticamente il famoso progetto Fiber to the Home, cioè differentemente da altre tipologie di connessioni che si fermano al mobiletto, cioè al cabinet, fiber to the cabinet. La fibra ottica di Enel Open Fiber a 1 gigabit arriva fin dentro a casa, anche fin dentro ai condomini. Praticamente c'è una cablatura di tipo a terra, c'è una cablatura di tipo, viene definita verticale per risalire all'interno dei condomini, e poi c'è una cablatura di tipo aerea perché la società Enel Open Fiber ha ovviamente ottenuto il permesso da Enel Energia di cablare in maniera, diciamo, ibrida anche lungo i pali le palificazioni della corrente elettrica del 230, di quella della media tensione. Allora, perché facciamo questo video? Perché noi, vivendo in una di queste città in cui è stato fatto il progetto pilota, abbiamo un pochino seguito da informatico, eravamo interessati del fatto che arrivasse 1 gigabit fino a casa, e poi abbiamo verificato che Enel Open Fiber, essendo una società nuova costituita, ha praticamente dato l'incarico della cablatura, cioè del lavoro fisico materiale vero e proprio a Sirti. Sirti è una società molto antica, molto grande, vedete, nasce nel 1921 e si occupa proprio di cablatura in Italia dall'inizio proprio della storia delle telecomunicazioni italiane. E Sirti ha sviluppato questo brevetto, che l'ha depositato, che si chiama One Day Dig, cioè lo scavo, diciamo, in un solo giorno. Vedete, questo tipo di tecnologia utilizza delle frese, praticamente viene fresata una traccia sulla strada per quello che riguarda la cablatura terra, viene posato il cavo di fibra ottica ovviamente all'interno di una guaina molto rigida di plastica, perché il cavo di fibra ottica è molto molto fine, è molto delicato, quindi viene protetto con una guaina di plastica, e poi viene sopra richiusa questa praticamente vedete, questo tipo di tracciato di traccia con una resina per evitare che i mezzi pesanti passandoci sopra possano danneggiarlo. Viene chiamato One Day Dig. Vediamo alcune foto. Vedete, questa è l'installazione, ci sono tante diverse macchine, questa è la fresa, nella strada fa praticamente la traccia, poi il camion dietro che vediamo qui getta il cavo e poi viene posata una resina per poter chiudere la traccia. Praticamente questo si crea una concorrenza non solo di prodotto fra Enel Open Fiber e Telecom, ma anche di processo, perché il processo che utilizza Enel Open Fiber è molto più veloce rispetto a quello tradizionale di Telecom, in teoria molto più conveniente. Perché parliamo di questo argomento? Perché noi, occupandoci di queste tecnologie, ci siamo imbattuti in un articolo di CNET, è praticamente una specie di quotidiano, di magazine online statunitense, in cui si parlava del progetto che è iniziato molti anni fa di Google Fiber, che è una società controllata da Google, che in pratica in diverse città statunitensi ha iniziato la stessa procedura, cioè ha iniziato a cablare in maniera, diciamo, a terra con questo tipo di procedura, cioè molto simile. Io ho letto, io non lo sapevo, ho letto questo articolo, sono rimasto un po' sorpreso, perché se noi vediamo, questa è l'immagine dei dipendenti di Google Fiber che fanno la cablatura facendo quello che loro hanno definito shallow trenching oppure micro e nano trenching, significa uno scavo molto superficiale. E vedete che dopo che la macchina in avanti crea la traccia, la macchina dietro getta il cavo, e poi possiamo vedete, questa è una fresa e questo è sempre Google Fiber, e abbiamo qui, vedo, ho visto delle immagini molto simili di quelle che ho visto nella mia città, cioè una cablatura molto veloce e molto spedita. E vedete, questo è l'operatore, stiamo sempre parlando dell'installazione di Google Fiber, che dopo, in queste tracce molto superficiali, loro stesse l'hanno chiamato shallow trenching, cioè lo scavo di una traccia superficiale, viene messa questa resina e viene chiusa. Perché parliamo di questo argomento? Perché intanto le immagini, vedete, questi sono i camioncini della fibra installata da Google Fiber, vedete? Perché queste immagini qui ci hanno assolutamente ricordato, questa è Louisville, una città nel Kentucky, ci hanno assolutamente ricordato quello che è successo nella nostra città. Ci sono stati ovviamente un pochino di disagi perché c'erano tutti questi camioncini che facevano queste tracce nella strada, ma i disagi possono essere anche accettati se viene, diciamo, installata una nuova tecnologia.
Il problema è che quest'articolo dice chiaramente che in Louisville questa tecnologia praticamente ha fallito, vedete, has failed, cioè praticamente Google Fiber si è ritirata dalla città di Louisville dopo aver avuto dal comune, dal municipio il permesso di fare questo tipo di cablatura a terra con la traccia, diciamo, superficiale. Alla fine si è ritirata. Questo articolo è molto interessante, lo mettiamo, ovviamente mettiamo il link nella descrizione, perché apparentemente dopo pochi mesi, dopo 6 mesi, il passaggio dei mezzi pesanti, soprattutto in esterno curva, ha praticamente fatto venire fuori questa copertura di questa resina. È rivenuta fuori la fibra ottica, ha iniziato praticamente a spellarsi la guaina e a rovinarsi. Allora, perché è interessante parlare di questo progetto pilota di Google Fiber a Louisville nel Kentucky? Perché, come premuto un pochino più nell'acceleratore, perché in realtà Google Fiber sta facendo questo progetto in tante altre città, vedete, negli Stati Uniti. Io le cito perché se qualcuno ha qualcosa da dire è importante scrivere dei commenti in maniera educata, senza, diciamo, critiche troppe feroci, senza diffamazioni e parolacce, anche perché noi facciamo una moderazione al 100% dei nostri commenti, quindi sarà tempo perso, li cancelliamo. Cioè, Google Fiber sono tanti anni che applica lo shallow trenching, cioè la traccia superficiale. Praticamente lo fa in Atlanta, Austin, Texas, Charlotte, North Carolina, Huntsville, Alabama, Kansas City, Missouri, Raleigh, Durham, North Carolina, Nashville, Tennessee, Orange County. Noi vediamo dei programmi nel digitale terrestre di Orange County, California, Salt Lake City, Provo, Utah e San Antonio. Qual è la differenza con lo shallow trenching praticamente di Louisville nel Kentucky, che hanno deciso di abbassare, praticamente per velocizzare ancora più l'installazione, a 3 pollici. Praticamente lo scavo è solo 3 pollici. Vediamo quanti sono 3 pollici. Facciamo così e vediamo che 3 pollici sono in centimetri. Praticamente qui abbiamo i piedi, mettiamo i pollici, un attimo, sono 7,62 cm. Quindi praticamente, mentre nelle altre città pilota, c'è scritto nell'articolo, faceva 6 pollici, c'è cioè uno scavo molto più profondo e sembra aver resistito di più, 15 cm, nella città pilota di Louisville ha provato ad accelerare. Perché ha provato ad accelerare? Perché quello che sta facendo Google Fiber sta tentando di fare concorrenza agli operatori tradizionali, come per esempio AT&T. Per esempio AT&T, che c'è negli Stati Uniti, è un operatore tradizionale, o come il vecchio Time Warner, che adesso si chiama Spectrum, diciamo, che fa una cablatura simile a Telecom. Cioè, mi è interessato molto questo articolo perché si è riproposta una situazione molto simile a quella che c'è in Italia. Nel nostro paese Telecom Italia è l'operatore, l'incumbent tradizionale, che fa una cablatura molto tradizionale. Che cosa significa? Molto costosa e molto lenta. Infatti nell'articolo si parla di 1000-1500, praticamente 1000-1500 piedi il giorno al massimo. Facciamo 1500 piedi, vediamo, ci scriviamo piedi e vediamo in chilometri, e vediamo che la cablatura tradizionale fa praticamente 400, nella maniera più ottimistica, a terra, stiamo parlando di cablatura a terra, 450 metri al giorno, che significa che nella cablatura tradizionale da noi Italia, Telecom Italia e da loro di AT&T praticamente si fanno 450 metri al giorno e ci vogliono mesi, mesi, mesi. E la concorrenza da noi in Italia è nell'Open Fiber e da loro Google Fiber, che dice che con lo shallow trenching, cioè con lo scavo superficiale, addirittura si può arrivare ha dei valori di 10 volte tanto, cioè di fare 4 km al giorno. È una cosa molto impressionante. Cioè, quello che sta facendo Google è tentare di fare concorrenza non solo nel prezzo della DSL, della connessione al mese, ma soprattutto nei costi di installazione, perché AT&T e Telecom Italia sono quei soggetti tradizionali che fanno una cablatura molto tradizionale, costosa e lenta. Che cosa succede? Due articoli. Il primo è purtroppo è che aver spinto così tanto, cioè nel tentare di cablare solo a 3 centimetri di profondità, ha prodotto il fallimento del progetto pilota Louisville. E un soggetto come Google, molto grande, che ha un fatturato così grande, che si ritira, insomma, è una notizia. Il progetto, cioè, di cablatura a 3 pollici praticamente non funziona, si è ritirato e ha chiuso e praticamente abbandonerà i suoi clienti. L'altro articolo interessante è che l'amministratore delegato di Google Fiber praticamente si è dimesso ad un certo punto. Quindi questo è una serie di articoli che io ho trovato in CNET che mi hanno dato un pochino di ansia, perché il progetto sembra essere, vedete, questo è quello di Open Fiber fatto da Sirti,
Diciamo che è molto molto simile a vederlo, anche se loro hanno brevettato questo One Day Dig, in realtà sembra che Google lo faccia da molto prima. E queste qui sono le immagini invece di quelle di Google, cioè sono molto simili, soltanto che Google nel progetto pilota a 3 pollici ha fallito. Devo dire una cosa, che per mia esperienza vedendo le immagini nella mia città, in realtà sembra che il progetto fatto da Sirti però nell'Open Fiber sia più profondo. Cioè che lo scavo sia a tutti gli effetti più profondo di quello fatto da Google Open Fiber, da Google Fiber, scusate, in Louisville. Non solo sia profondo, ma sembra anche che le tracce siano insomma fatte meglio. Poi c'è questa struttura ibrida, certe volte viene cablato in maniera tradizionale, certe volte con il One Day Dig, certe volte va nella palificazione di Enel. C'è da dire però che noi nella mia città abbiamo visto in esterno curva che addirittura purtroppo i pneumatici molto duri e pesanti dei Pullman hanno fatto rivenire fuori la guaina. Stiamo parlando a una distanza inferiore da un anno, cioè dopo meno di un anno praticamente in esterno curva dove appoggia il Pullman noi vediamo la guaina spellata. Siccome sappiamo che la fibra ottica è una tecnologia molto più veloce, ma molto più fragile, per esempio, del filo di rame, c'è un pochino di preoccupazione. Allora, io ho voluto fare questo video. Se avete degli elementi, metteteceli senza commenti troppo negativi, che siano circostanziati, tanto facciamo una moderazione di tutti i commenti. E diciamo, vediamo come va a finire questo argomento, perché dove vivo, per esempio, noi abbiamo una connessione molto lenta data dal cavo di rame, ma il cavo di rame è lì lo stesso da 40-50 anni. Cioè sembra essere una tecnologia lentissima ma mostruosamente affidabile, addirittura nasce prima di internet e riesce a comunicare internet. Queste tecnologie nuove, il One Day Dig di Sirti per Open Fiber e lo Shallow Trenching di Google Fiber sono tecnologie molto, molto più veloci, molto meno costose, però ad un anno, diciamo, praticamente dall'implementazione sembrano avere problemi. Se vivete in una di queste città, vi prego, siete liberi di fare dei commenti, parliamone e vediamo come va a finire questa storia molto interessante di concorrenza fra un operatore nuovo di fibra ottica che vuole portare la fibra ottica fino a casa 1 gigabit, che è nell'Open Fiber da noi e Google Fiber negli Stati Uniti, e un operatore tradizionale come quello di Telecom Italia, che invece porta la fibra ottica, diciamo, fino al cabinet, fino all'armadietto, e che rappresenta una situazione parallela con quella che c'è negli Stati Uniti con AT&T. Il video finisce qui, vi ringrazio per averlo visto fino alla fine, spero vi sia stato utile al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.